Hello, to everybody, happy Sunday! Uh, buongiorno a tutti e buona domenica. Quest'oggi ci delizieremo con due unboxing. Solo per oggi abbiamo due unboxing e due video stand-alone. One, uh, it will sarà related to uh, Basaltis Race Space from Interplay e second secondo è Detroit from Impressions. Il primo video relativo basal indoor space la corsa allo spazio e il secondo invece su Detroit so let's start from Detroit un caloroso saluto a tutti gli amici lettori supporter di old games italia siamo qui per un unboxing particolare per un gioco che almeno di nome ultimamente per il titolo multi become humans è tornato in auge però il genere è tutt'altro diverso stiamo parlando di detroit un video games uno Strategico managinare a turni rilasciato nel 94, non ho proprio la scienza infusa. Si ringrazia Google e la Wikipedia, da Impression Games come developer, e Sierra Online come publisher, sviluppato da un team molto ridotto, lo vedremo all'interno della documentazione. È fondamentalmente basato sulla rivoluzione industriale del, dell'automotive il gioco in passato lo, mi prese molto come l'altro che probabilmente esploreremo in un altro video basato in Doray Space giusto per avere un, uno spoiler stiamo parlando di quest'altro titolo ma oggi l'attenzione è incentrata su Detroit. Se siete appassionati di manageriali a turni, un po' di lenti, non molto semplici, ma davvero avvincenti, è un titolo che vi consigliamo e che sicuramente troverete. Uh, non, non ho controllo, non abbiamo verificato se è disponibile su Steam, casomai lo aggiungeremo nei commenti. però uh, come usato, si trova e eh, anche ad un prezzo non proprio eccessivo. Senza ulteriori indugi, passiamo all'unboxing della versione per MS-DOS. Quindi, in compagnia del nostro fedele assistente anzitutto una panoramica generale della confezione con le classiche specifiche tecniche l'audio è eccezionale qualora fosse in possesso di una Roland una MT32 ma anche in generale MIDI potreste apprezzare degli accompagnamenti musicali tipo trasportaico quindi bellissimi Ok, facciamo una sfilata, una carrellata a sinistra. Il gioco è unicamente lingua inglese il che per alcuni potrebbe essere un problema. Ma chi non conosce l'inglese, eh, la classica. Um, guardando nella, nella parte inferiore, ci sono alcune videate che mostrano. Proprio delle schermate di gioco perché fondamentalmente è un manageriale. però c'è anche una ricerca di RD, quindi di una fase di ricerca e sviluppo delle componenti, una fase di testing delle componenti, una fase di assemblaggio delle componenti sul veicolo. È davvero avvincente, poi c'è una sezione di marketing per la pubblicità. E alcune di queste caratteristiche sono riportate nelle feature. Qui sotto menzionati quindi nuovi tipi di veicoli una fase di ricerca e sviluppo per il motore i freni le sospensioni i sistemi di sicurezza e molto molto altro concordo è possibile eh, sfidare fino a tre componenti nello stesso partita gli anni coperti sono dal 1908 al 2008 l'interfaccia grafica è davvero gradevole concordo Il, è possibile giocare anche eh, via modem in multiplayer con altri amici ma questa opzione non l'abbiamo mai verificata è possibile stampare anche i report su paper su carta neanche questo è già testato, testata e si basa su Uh, eventi realmente accaduti Sulla storia dell'automotive uh, Dell'industria dell'automotive Impression è il suo slogan Confermiamo E il, uh, il Diciamo il uh, Page O meglio uh, L'audience Per cui il gioco è Indicato Ok basta Andiamo avanti quindi vediamo, ho già aperto n volte il box, eh. però non ho mai giocato con il titolo da queste versioni floppy. Eh, quindi, quindi partiamo dal, dall'inizio, ovvero da quello che capita le carte di registrazione del gioco. Comandi rapidi per l'accesso alla tastiera, queste sono le varie sezioni: amministrazione, la sezione marketing, ricerca, la parte di design, e la mappa del territorio in cui saremo chiamati ad agire, cheat card sono dei cheat per cui meglio non abusarne il manuale utente all'interno del manuale utente quindi il gioco è non ha avuto ristampe siamo uscito una sola edizione in lingua inglese gli sviluppatori tester non c'è nessun italiano mi sembra no All'interno del manuale, i capitoli coperti. Benvenuto a Detroit. Detroit è la realtà. Questa è la schermata iniziale dove sono evidenziati un po' tutte le, le aree. E via discorrendo. Quindi non faccio ulteriori spoiler in modo tale che possiate acquistare il gioco. C'è poi il manuale, solo perché andavamo in modo casuale, il manuale di supporto tecnico, il supplemento, quindi se c'è qualche problema, ma, ma anche durante la fase di installazione, ma anche dei consigli nel caso in cui si rimanesse bloccati in alcune parti del, del gioco ci sono anche delle, dei suggerimenti su come andare avanti nel caso in cui si resti bloccati prima dell'ultimo um, il catalogo per uh, uh, dei titoli strategici ma non solo di, di impression del 1994 lo sfogliamo insieme gentile cliente del customer quindi il detroit che conosciamo bridge 3 che non ho sembra interessante fan pack per windows niente di che air force commander interessante tutti con vga quindi non proprio 15 18 blu and grey global domination tutti i titoli che purtroppo acquisterò credo rule of engagement 2 anche questo qui è importante che non manchi airbox e poi c'è la sezione dedicata ai coming soon sono due titoli e nel caso in cui si, si fosse voluto ordinare altri titoli quelli esposti questo era il prezzario l'ultimo The Open Road il manuale della storia delle auto più popolari sono quindi introduzione la prima automobile diciamo la, la, la in america, dalla depressione alla, depressione alla depressione alla guerra la seconda guerra mondiale e dopo sono, è davvero interessante da leggere qual è la prima vettura la prima vettura del popolo Okay. La, il manuale continua con altre interessanti cose per un totale di 56 pagine e per chiudere il supporto del quale il gioco è stato distribuito floppy disk da 3 pollici e mezzo credo di aver detto tutto curiosità e quanto prima un gameplay del gioco sul nostro portale su YouTube e sui continuate a seguirci grazie e buona giornata